Senza la gran cassa dei media, con molte distrazioni, qualche ostacolo e certe memorie un po' sbiadite. Invece ad 11 anni dall'istituzione del giorno del ricordo, nel 2004 il Parlamento italiano ha deciso di istituire una giornata per celebrare i martiri delle foibe e gli esodati di Giuliano Dalmati. Noi siamo ancora qui. Il Comitato 10 febbraio, quest'anno organizzativamente insieme al Comitato di uno scordo, ogni anno si presenta in questa piazza, in questo parco intitolato ai martiri delle foibe, per ricordare quei nostri connazionali, oltre 10.000, gettati nelle cavità carsiche dalle truppe comuniste del maresciallo Tito, ma non solo, anche quegli oltre 350.000 italiani che furono poi costretti dopo la guerra ad abbandonare la propria patria, la propria terra e tutti i loro beni. Siamo ancora qui, siamo nuovamente qui, nonostante gli sciacalli che per anni hanno dimenticato, occultato e mistificato. Siamo nuovamente qui nonostante gli imbecilli che ancora oggi scrivono sui muri delle nostre città «Io amo le foibe, basta transitare in Viale San Vincenzo». Siamo nuovamente qui perché come comitato, ma come cittadini italiani, crediamo che sia un impegno morale quello di ricordare il martirio dei nostri connazionali buttati nelle foibe spesso vivi, e sia anche importante rendere un omaggio e provare a rimborsare dei sacrifici e dei grossi lutti che hanno dovuto subire i nostri connazionali che arrivano da quelle terre, da Istria, da Fiume, dalla Dalmazia. Siamo ancora qui quest'anno e, come promesso all'inizio di questa attività come comitato, saremo ancora qui l'anno prossimo per un impegno nei confronti della verità e della storia. Adesso parleranno le autorità che qui sono rappresentate. Intanto ovviamente ringrazio tutti i presenti e soprattutto la regione e la provincia di Cagliari che hanno anche portato a questa manifestazione il loro gonfalone. Iniziamo la cerimonia con l'assessore Minerva che rappresenta il Comune di Cagliari. Grazie ai comitati che ancora una volta vogliono in questa giornata ricordare una delle pagine più angosciose e più tristi della storia del nostro paese. Il Comune di Cagliari è qui anche quest'anno a stringersi intorno a tutti voi e a tutti coloro che ricordano questa pagina triste della nostra storia. È qui insieme a voi per cercare di testimoniare col ricordo che queste storie non possono essere lasciate in disparte e devono rappresentare per tutti noi, ma anche per le generazioni future, un monito a quelle che sono le soluzioni di pacifica convivenza e di rispetto reciproco. Grazie a tutti e grazie ai comitati che con la loro presenza testimoniano questi valori. Grazie all'assessore Minerva. Ora per conto della provincia di Cagliari il commissario, il dottor Franco Sardi. La provincia di Cagliari è qui per ricordare che la Sardegna, il sud della Sardegna, è terra di accoglienza. Ha accolto chi veniva dalla sofferenza, continua ad accogliere, si apre a chi ancora oggi arriva da sofferenza, ma è qui anche col suo gonfalone perché oggi è una giornata di tutti, di chiunque, di tutti gli italiani che fanno i conti con la loro storia, fanno i conti con un pezzo d'Italia e di italiani che hanno pagato più prezzo di altri. Grazie anche al dottor Sardi. E ora, come consuetudine, la parola al dottor Lodes in rappresentanza dell'associazione dei profughi. Buonasera a tutti voi, grazie alle autorità, alle associazioni Dharma che anche quest'anno intervengono nella giornata del ricordo che qui celebriamo. Giornata del ricordo per commemorare le vittime delle foibe, di una sequenza di orrori che si è sviluppata a guerra finita, all'indomani dell'8 settembre. La capillare pulizia etnica posta in essere dalle truppe del maresciallo Tito andò a far sparire oltre 10.000 italiani, solo perché italiani. E ricordiamo anche nella circostanza quei 350.000 italiani che
per non andare incontro, liberati da una dittatura e invitati ad entrare in un'altra dittatura, optarono per la libertà, lasciando tutto e venendo in Italia. Io vorrei leggere un passo di una lettera che l'ex presidente della Repubblica Napolitano aveva letto in occasione di una giornata del ricordo. Tra 20 anni i protagonisti di quel famoso esodo non esisteranno più, la vita li porterà via. E quindi la giornata del ricordo è importante specialmente per i giovani, perché ricordino quegli avvenimenti. Ma l'obiettivo della giornata del ricordo è la riflessione di noi tutti italiani su quello che è accaduto, in un obiettivo di condivisione, perché abbiamo bisogno di tante cose, ma non di restare disuniti. In questo contesto leggo quelle poche parole che l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, esponente di punta di quel partito comunista che tanto osteggiò il nostro arrivo in Italia, nella giornata del ricordo del 2007 così diceva: va ricordato l'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe, e va ricordata la congiura del silenzio, la fase meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante dell'oblio. Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell'aver negato o teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell'averla rimossa per calcolo diplomatico o convenienze internazionali. Sono macigni queste parole dette specialmente da Giorgio Napolitano, sulle quali tutti noi siamo chiamati a riflettere. Vi ringrazio e vi do appuntamento per l'anno prossimo. Grazie. Ora depositeremo la corona in memoria dei martiri delle foibe e subito dopo osserveremo un minuto di silenzio.